Se non ci sono regole su cosa indossare a Capodanno, se non quella di rispettare la tradizione benaugurante di avere almeno un indumento rosso con cui salutare il nuovo anno, certo è che nella notte di San Silvestro osare è più concesso che in qualsiasi altro periodo. Che cosa chiedono le clienti per la notte più sfavillante dell'anno? Le paillettes colorate, tutti i colori, di tutti i tipi e tutti gli abiti. Per Per tutte le età? tutte le età, che partono dai 17 ai 40, ai 50 anni. Ho abbinato un sacco di pantaloncini con dei cristalli bellissimi, a dei maglioncioni pelosoni, cicciottosi. Abbiamo diversi articoli dove abbiamo potuto lavorare con diverse tipologie, dagli strass alle pagliette, tutto molto scintillante, tutto molto luminoso e siamo veramente molto soddisfatti. La voglia di esorcizzare il momento economico difficile e brutti pensieri ha portato quest'anno, dopo diversi periodi con pochi acquisti, molte persone a concedersi di spendere per il Capodanno. Com'è questo Capodanno? Che cosa chiedono le clienti? Chiedono tanti brillantini, tanti reggiseni luminosi. C'è stato un boom di vendite quest'anno dopo 2 anni di Covid, quindi siamo contente. E se lei vuole brillare, lui non vuole essere da meno, con outfit in tessuti luminosi come il raso e accessori come il papillon che completano in modo ricercato i look quasi sempre in nero o nelle diverse nuance di blu o grigio. Per questa festa sicuramente si cerca il look più scintillante, più sfavillante, quindi sicuramente andremo su un abito nero, un abito classico e elegante, magari con revers lancia sfarzosi. Il raso e anche perché no, un bel tessuto in velluto, perché a Capodanno il velluto è sempre di gran moda. Non può mancare, diciamo, le classiche ciliegine sulla torta, che io comunque chiamo papillon, cravatta o questi accessori che finiscono questo outfit per la notte più lunga dell'anno. Che si brindi all'anno nuovo in piazza o in un locale, tutti vogliono essere bellissimi, anche chi festeggia il 2024 in casa. E comunque non si rinuncia ad essere bellissime anche se si fa il Capodanno in casa. Esattamente, soprattutto in quello desidero non essere brillanti con tutte paillette luminose e niente, quindi festeggiarlo anche a casa così, come se stessimo in giro a fare festa in un locale o a ballare.